Nel calcio, quando l'equilibrio sembra congelare un risultato, diventano decisivi gli episodi. E così una partita che poteva comodamente finire in parità ha premiato il finale della Juventus. La cronaca in pillole dell'incontro comincia dal 37esimo del primo tempo. Schillaci festeggia oggi 27 anni e spegne così la candelina più luminosa della domenica. 25esimo della ripresa. Bianchi schiera coraggiosamente 3.5 e Giannini punisce una Juventus frastornata con il gran tiro che sancisce l'1-1. 42esimo sempre del secondo tempo. Dopo un palo colpito da Föller, la sorte decide di accanirsi proprio su un ex bianconero di Maifredi. Cross di Giulio Cesar e autogol di De Marchi. Poco prima dello scadere, lo stadio delle Alpi si conferma il set ideale dei calci in faccia. Dopo Scifo e Policano, tocca a Nela sfoderare i tacchetti, in seguito ad un'entrata vigorosa da parte di Schillaci. In sede di commento riaffiora l'immagine di una Juventus risparmiosa, non ancora frizzante come la Perier acquistata dall'avvocato, ma agguerrita e fortunata al tempo stesso. Il risvolto positivo della gara bianconera, oltre al gol ritrovato da Schillaci, è rappresentato dalla forza di reazione sfoggiata nell'ultima parte dell'incontro. Il risvolto negativo, al contrario, è costituito dall'ormai cronico atteggiamento rinunciatario assunto a metà ripresa e dal disagio tattico accusato con l'inserimento di Carnevale. Di Agostini senza avversario a sinistra, Reuter in marcatura sullo stesso Carnevale e Galia preso in mezzo a destra fra Giannini ed Hessler. La Roma avrebbe sicuramente meritato di più, soprattutto tenendo conto del palo colpito da Föller sul risultato di 1-1. Bianchi è stato molto abile nel passare da un assetto sostanzialmente prudente ad uno schieramento spregiudicato e in questa chiave il tourbillon del fantasista Hessler ha fatto, almeno nella ripresa, la differenza. De Marchi ha sofferto Schillaci, ma Aldair e Di Mauro sono stati efficaci su Casiraghi e Baggio, mentre lo stoicismo di Föller, a proposito di calci in faccia, ha messo a nudo sull'altro fronte l'assenza di Kohler. Ed ora ascoltiamo le interviste di Franco Costa. Ecco, è vero che Papin è nei vostri programmi? No, guardi, stranieri ne abbiamo 3. Temo che 4 non ce ne autorizzano. Nei programmi di tutti ci sono i sogni ancora di Savicevic, i Papas, i giocatori sono nel cuore di tutti i tifosi di tutte le squadre. Ma è abbastanza improbabile che si... Congratulazioni per il premio che ha preso, quello per la pace. Ah, vabbè. Ma questi sono... Il premio per la pace appartiene come obiettivo a tutti. Totò, sei contento? Guardami. Sono contento. No, speriamo che, insomma, oggi sono abbastanza contento anche perché realizzare un gol in un momento così, un momento difficile che sto attraversando al di là del gol, perché come prestazione credo che ha sempre dato il massimo, quindi, però un momento così, 27esimo compleanno, speriamo che mi porti bene. Feller, lei ha colpito il palo, poi la Juventus è andata a fare gol su autogol. Sì, come ci hai detto prima, questo è il calcio, noi non abbiamo sfruttato i 2-3 occasioni che abbiamo avuto, allora hanno sfruttato all'ultimo minuto questa cosa. C'è frattura al naso? Sì, temo di sì. Bianchi, non ci dice? Stasera, oggi un momento anche noi. Oggi non ho voglia di parlare, scusa. Alla fine di questa domenica, il bilancio dei Trapattoni qual è? Beh, il pronostico era difficile, era un pronostico che poteva dire molte cose, allungarci il distacco dal vertice, accorciarlo, con un briciolato di fortuna l'abbiamo accorciato.